Siamo tornati nella tana e adesso non ci resta che guardare tutto il materiale che ha colto durante l'indagine. Adesso sono le 22:55. La cosa è successa alle 22:40. Ero sulla torre, sono sceso i gradini perché stavamo scendendo per tornare qua, insomma, al campo base, e ho sentito come dei bassi, tum, tum, dei bassi, non dei passi, tum, 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 così, come se fosse un battito veloce, un battito del cuore veloce. Poi stavo scendendo. Stavo facendo, diciamo, i tornanti per venire giù e ho sentito come bussare a una porta, zona cappella, diciamo, quella zona lì. Ho sentito battere come se fosse un tot 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 tre su un portone. Questo è importante, voglio capirla bene. Cioè, tu dici che hai sentito dei bassi, come il battito del cuore, però il battito del cuore penso che ha un suono molto particolare. Veramente era qualcosa simile al battito del cuore, oppure poteva anche essere, faccio un esempio, uno che ha buttato un secchio, sai, quelli di plastica che usi magari il secchio per mettere l'umido, eccetera, e tum 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 ci ha dato tre botte al secchio, al fondo del secchio, e tu hai sentito quel rumore, cioè il rumore del basso, di un basso, Era cioè come una cosa in lontananza, quindi può essere. perché un battito del cuore è un Era è un tun molto, tun tun tun. perché il battito del cuore è un rumore molto E questo era mio. avvolgente, no? Cioè è un suono che difficilmente si scambia per qualcos'altro. Quindi quando tu hai fatto il battito del cuore, era solo per farci capire che un rumore basso veramente aveva qualcosa del battito del cuore. E se tu senti un battito del cuore No, no. con lo stetoscopio, lo senti con una pompa, per dire pum, è un No, no, rumore da no, no, perché pompa. era tipo una canzone, era una cosa ritmica tipo Ah, tun 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 ok. Ok, no, perché tun. questo cambia No, no, no. parecchio No, no, la dimensione era della come se cosa. fosse battito di cuore per dire che era una cosa ritmica, non perché era Ok, no, era questo quello che volevo capire bene. particolare che l'ho sentito e poi non sento più, cioè se fosse stata una canzone, immagino magari poi avrei continuato a sentirla. Potevano provenire dalla torre che avevi appena lasciato alle tue spalle? No, no, perché secondo me era una cosa come se fosse lontano. No, secondo me non dalla torre. Poco dopo, però, osservando le registrazioni, Ivan afferma che non ricordava che i rumori del paese si sentissero così forti. Quindi a Emiliano sorge una perplessità. Sai che c'è un cantava Sì, ma sai che dentro? non mi sentivo così forte di sotto, C'è forse. qualcuno qui con noi? Totalmente concentrato. Perché le escludevi, cioè uscivi dalla. Cioè adesso mi sento un casino e lì non mi sembrava di sentirmi così No, forte. Beh, l'ho beh. visto Sì, amplificato. ricordiamoci che ci sono delle Però voci in tu quando sei paese. lì riesci a Sì, ci capire sono delle voci giù. cosa escludere, no? Hai una Nel intenzione del paese. rumore di fondo di tuo, no? Però una cosa che mi fa venire in mente, se il rumore, quel tum tum, no, che avevi sentito in quel punto, era così possibile, che era una cosa appunto che arrivava da lontano, dal borgo, eccetera, perché il tuo primo istinto è stato quello di fermarti e tornare indietro? Cioè, stiamo dicendo che i rumori, ed è stato così in effetti, tutti i rumori che venivano dal borgo erano facilmente riconoscibili, anche quelli più bassi, non per forza le urla, eccetera, si capivano che erano fuori contesto, e siamo riusciti ben a isolarli, No, come per dici vedere te. se veniva dalla torre. Ma però quello che mi dico io è, visto che riuscivamo bene a capire a cosa non dare importanza, tanto che tu stesso dici che non te li ricordi così forti i rumori del villaggio, quindi evidentemente la tua mente era, facciamo un'esclusione dei rumori di fondo, perché con quel tum tum non hai fatto la stessa cosa ma ti è sembrato strano? Capito? Se fosse stato un rumore tum tum che veniva da, come tutte le altre cose, magari neanche ci avresti fatto caso. Eppure ci hai fatto caso, quindi quello che mi chiedo è, perché ci hai fatto caso? Che cosa aveva di speciale quel rumore che ti ha fatto dire aspetta un attimo? Che l'ho sentito, cioè gli altri Sì. non li sentivo, gli altri non. Cioè, nel senso, gli altri rumori li sentivo
cioè sentivo vociare, eccetera, non sentivo in lontananza. E li sentivo ancora più in lontananza, li sentivo bassi. Quello invece era sempre è come se fosse un rumore lontano, però l'ho sentito. Cioè, come se fosse un rumore, però l'ho sentito proprio, non una cosa lontana mischiata con altri suoni. Ho sentito distintamente, quindi era un suono che diciamo che non c'entrava, non, mi sembrava fuori contesto, diciamo. Se tu dovessi fare un'ipotesi, così, lampada per che cos'era? Visto che dopo abbiamo visto come è fatto, cosa c'era nelle varie torri, quali oggetti c'erano, secondo te che cosa potrebbe avere, cioè così, ci potresti dare una spiegazione? Sai cos'è che forse, quando tu hai poggiato qualcosa sul baule della cappella, forse qualcosa di simile a quello, cioè... Tu sì, a un certo punto mi sembra che sì, ho appoggiato il panzerfaust. Una cosa tipo cupa, è come se fosse un suono dentro un... Non abbiamo allora non abbiamo provato. Adesso che ho sentito... Adesso che hai sentito quello lì. Però, allora, a quel punto potremmo aver avuto una doppia corrispondenza magari. Cioè chissà, se magari provavo a bussare quel baule... Magari ricevevi anche lo stesso suono, e quindi vuol dire che bussare sul baule, bussare su porta erano arrivati entrambi dalla cappella. Ah, è vero, può essere. Ma continua a riprendere? Invece discorso diverso per i bussai, a parte che poi abbiamo fatto anche le prove. Quello è quello che ho sentito. Quando tu hai provato, mi è venuto un brivido lungo la schiena, perché è esattamente quello che ho sentito. In questo caso, rimarco... Anche il suono, anche il volume del suono era uguale. In questo caso rimarco anche la particolarità dei tre colpi. Non erano quattro, non erano due, erano tre. Che si parla sempre di tre colpi, quando si sente bussare un muro, una porta, torna sempre questa particolarità del tre. La Trinità, numero perfetto. Sinceramente tra le due cose, più che il battito, che appunto, considerando che i rumori del borgo proprio sottostante la rocca si sentivano parecchio, quindi bisogna stare molto attenti quando si giudicano questi tipi di rumori, molto più caratteristico secondo me è il bussare che hai sentito. Sì, bussare, perché poi l'abbiamo replicato. Tra l'altro non era neanche un momento in cui... Cioè, in cui magari ha iniziato l'indagine, si è preso un po' dalla suggestione, non c'era niente di strano, ero tranquillissimo, proprio... più tranquillo di molti altri posti dove siamo stati, dove magari sì. Uscivo e avevo sempre... Cioè, un po' di ansia c'è sempre. Ok, adesso provo a bussare. Così, sì, è così. Con l'UV giusto, Monica, avevate visto dei brandelli di qualcosa sulla scalinata. Ma che tessuto. Però è un tessuto come quello delle scarpe, no? Che con l'UV diventa molto chiaro. Sì, esatto. Ho visto dei pezzettini di stoffa, probabilmente, che si illuminavano con l'UV. Già, cos'è? Cos'è? Non credo abbia significato. Chissà. È un puntino. Oh, sì. Visto che è stato così divertente, commentiamo anche il momento del pipistrello. Aspetta, torna indietro, non l'ho visto. Allora, non si vede la sua faccia, ma potete immaginare la sua faccia, no? In base al suono che emette. E pensa che io ce l'avevo davanti, che ha fatto, ha storpiato. Sai quando nei film horror vedi la gente che muore spaventata con la faccia tutta storpiata, indicando. Quindi io che mi... Ma comunque si vede anche la tua mentre ti giri, con gli occhi spalancati. E per forza, ma uno... Prova a fare fotogramma per fotogramma. Oh, me lo sono visto arrivare in faccia! Ma sei andato di là! No, ma io ero di lì.
Madonna, mi hai fatto venire in quel momento. Sono invecchiato 10 anni. Che paura, ma che cazzo urli? Hai dato anche respirazione? Perché è un attacco d'asma. Ma qui la domanda è se veramente fuori un'apparizione cosa succederebbe? Infatti, cioè, proprio la sua reazione è stata così anomala che mi sono veramente spaventato, perché indicava qualcosa alle mie spalle con un terrore assoluto. È ancora più spaventoso vedere qualcosa che sai che è alle tue spalle, esatto, e non sai che cos'è. Che non sai cos'è, però quello che è davanti con un terrore assoluto, che è un po' come una persona che dice, è proprio quella faccia di una persona che non crede a qualcosa, che, adesso, che pensa che non può mai succedere, e invece sta succedendo, quindi quel terrore. Mentre Emiliano e Ivan controllano il trasmettitore audio nella cappella, sentono una specie di grido. La telecamera di Davide dà conferma che si tratta di un suono proveniente dall'esterno. Passiamo ora al presunto passo avvertito da Ivan. C'è stato un rumore dietro, ma forse è qualche pago. No, no, io non mi sono mosso. Su un, tipo un, una camminata su un legno. Sì, questo rumore si sente proprio poco. Io me lo ricordo che noi l'avevamo sentito più forte, sì, sì, perché sì. Mi ricordo che anch'io ero anche abbastanza certo che si potesse essere, cioè che era registrato, quindi sono andato abbastanza tranquillo. Invece si sente proprio solo in sottofondo. Da quello che sembra dalla registrazione, poteva benissimo essere un rumore fatto da Davide o Monica nella torre. Voi eravate appena rientrate, eravate di là c'è il pavimento in legno. Magari avete spostato una sedia, quello che sembrava inizialmente a Ivan che venisse dal pavimento dietro. Però è vero che anche loro erano dietro, non proprio dietro attaccati. Ma se quello che ho sentito, cioè se quello che dico io mi sembra un tonfo lontano, tipo... Infatti quello che dico mi sembra lontano, quindi poteva essere nella loro stanza. Lì mi sembrava più vicino, sentirlo da lì. Sentirlo... Ma tu hai sentito un tonfo o hai sentito un... Tutti e due, il rumore di un passo sul... Parche di legno di che rimbomba, e anche io l'avevo sentito abbastanza forte, convinto. Invece sembra dalla registrazione, ed è strano perché questo microfono abbiamo visto potente, che riprese, esatto, tanto, che è più lontano di forse di quello che pensavamo, e secondo me è compatibile con la posizione di Monica e Davide. Qua dico, lontani. Tra l'altro dico, loro sono lontani, non penso sono stati loro, perché a noi sembrava proprio più forte. Vicino, sì. Invece da quello che sembra dal video è lontano e quindi potrebbero essere loro. Per dovere di cronaca, rileviamo anche alcune lievi reazioni del K2 accorse subito dopo nella Torre Angioina, ma le reputiamo causate dallo sfioramento dell'alta attrezzatura in funzione nell'altra mano. Durante il giro in solitaria, Emiliano viene attratto da un rumore di passi provenire dalla Torre delle Carceri. Il rumore, però, è stato già identificato sul posto come l'audio distorto della telecamera wifi causato dal vento. Dopo l'analisi di tutti i filmati passiamo ai file audio. Le tracce audio raccolte durante le varie chiamate non riservano sorprese. I rumori in sottofondo del borgo sono onnipresenti. Qua se volevi giocare sulle pareti o dire ne avevi da buttare dentro di fiati strani. No, certo. Io vedo quelli che anche, non so, mentre camminano prendono i frusci e li trasformano in calore. Alcuni dei nostri audio passati probabilmente sono solo frusci dovuti proprio al movimento, perché guarda caso sono capitati mentre ci muoviamo, ma figurati qua, potevi avere la giustificazione di essere fermo e qualcuno vi sbigliava sotto. Qua c'è una voce di sottofondo, ma secondo me
sì, un parlare sussurrato. Allora, io non mi sembra di ricordare di aver sospirato e non mi sembra la mia voce. Non vorrei che sia, come al solito, un gracchiare di animale, una papera in sottofondo che fa più o meno... Che sussurra? No, che fa più o meno quei rumori. Prima nella Torre Alta sembravano una voce da radiolina addirittura. E adesso se provo a immaginarlo come rane, mi sembrano rane. Sì. Prima mi sembrava una voce sussurrata. Sì, però a me invece da proprio più... Non si sentono parole. Mi sa che sono sempre le rane. Sì. Perché si sente. Abbiamo analizzato tutto il materiale che abbiamo raccolto durante l'indagine e siamo quindi pronti per dire la nostra sull'esperienza appena vissuta. Iniziamo a dire che dall'esame dei file non abbiamo trovato nessuna sorpresa. Non abbiamo neanche trovato i classici audio anomali, frusci, eccetera, che potevamo interpretare come parole, come è già successo in passato. Penso che così come abbiamo trovato, personalmente, come ho trovato tranquilla l'esperienza sul posto, ho trovato muliti, audio, video, foto, proprio assolutamente nulla da dire. L'esperienza è stata tranquillissima, non ho mai avuto la sensazione di qualcosa di anomalo, neanche quando ho fatto il giro in solitaria in piena notte, che penso che anch'io mi ho fatto un giro da solo, sì, magari guardando in lontananza le finestre della cappella, eccetera, ti aspetti sempre qualcosa, ma è pura suggestione. Tutto sommato, nell'attesa di quello mi sentivo comunque tranquillo. C'è stato solo un momento in cui ho tirato un attimo il fiato, nel quale mi sembrava di sentire passi. È stata la prima indagine dove quello che ci ha raccontato era scettico sulla possibile leggenda e non credeva, secondo me, per nulla al paranormale. Quindi non c'è stata una storia o qualcosa che magari ti ha un po' suggestionato o comunque preparato a un'atmosfera diversa. Quindi l'ho passata molto più tranquilla di tutte le altre, di qualsiasi altra indagine, ma perché forse non ero neanche tanto suggestionato da racconti da parte del proprietario, insomma. Tra l'altro, in generale, mi sembra di notare che quando esploriamo zone che hanno tante cose all'aperto, la suggestione cala tremendamente. Sì. Questo perché con l'assenza di angoli bui, di stanze, di rumori che si possono sentire in una stanza e non nell'altra, di corridoi, eccetera, ma avere un prato, un campo, gli animali tranquilli, eccetera, abbatte questa parte suggestiva e si fa tutto molto più tranquillo. Paradossalmente, anche quando eravamo nella Rocca di Orina, che eravamo nel pieno bosco, il fatto di essere all'aperto, secondo me, ha mitigato tantissimo le cose. Infatti, forse la parte più forte era quando ci siamo trovati nel sentiero del bosco, che è un po' come il corridoio di una casa, perché quando eravamo nel forte, nel cortile, eccetera, non abbiamo avuto problemi, diciamo, di questo tipo. No, anch'io ero tranquillo, tranne quando ho sentito quei colpi. Però non ero neanche in una situazione di suggestione, appunto perché comunque il luogo non dava adito a suggestioni, a suggestionare, diciamo. Purtroppo non potendo analizzare i suoni. Purtroppo non avevo nessuno strumento per registrare. Per me è stato tutto molto tranquillo,
tanto che potevo anche girare un po' da sola senza sentirmi troppo suggestionata. C'è stato qualche momento in cui mi è sembrato di vedere o sentire qualcosa che infine non si è rivelato nulla di che. L'unica cosa che non è risultata dai video, perché avevamo già smesso di fare tutto, stavamo già smontando l'attrezzatura, è che adesso, guardando l'ultimo video registrato all'interno del magazzino, qualche dubbio mi viene. Non so se vi ricordate al mattino, quando abbiamo riportato le sedie che avevamo utilizzato nel magazzino, io avevo detto che le sedie erano completamente fuori posto, perché erano in fila, noi abbiamo prelevato 4 sedie dalle varie file, che danno un po' un senso di disordine, però le file erano comunque presenti. Quando sono andato a riportare io la prima sedia, a me sembravano molto in disordine le sedie. Però, oltre ad avervi detto, ho detto, boh, magari l'ultima volta che abbiamo fatto una chiamata lì, magari mi sono seduto, ho spostato la sedia, l'ho spostata per poggiarci la telecamera, mi sembrava normale, alla fine l'abbiamo vissuta quella stanza. Invece, guardando i video, non si può ben dire, però a me sembra che le sedie sono ancora ordinate l'ultima volta che eravamo lì. Cioè, vedi che comunque le file sono... Comunque si capisce, cioè nonostante mancano delle sedie. Manca qualcuna, però le file sono intatte. Sono ordinate. E l'ho detto, non so se a te o a Monica, a Ivan l'ho detto. Ho detto, a me sembravano spostare, ma gli ho detto probabilmente è solo una sensazione. Magari anche dall'angolazione in cui le prendi, siccome ci sono dei buchi, possono sembrare più spostate. Però a me sembravano particolarmente spostate, mi aveva dato quella strana sensazione. Dovevo crederci di più a questa strana sensazione e fare una foto per sicurezza per confrontarlo, cosa che non ho fatto. Boh. Lo spostamento delle sedie è classico, in caso di entità. Ho capito, ma... Però, dico, si sarebbe sentito un po' di rumore. Sì, non... Io tenderei... Allora, sono più propenso a pensare che la prospettiva, quando sono andato lì a rimettere la sedia, non mi è tornata tanto, ok? Con i buchi eccetera, non sapendo dove mettere la sedia, sono più per quello. Da una parte ho avuto la stessa sensazione, dall'altra ero abbastanza convinto da dire ok, è solo suggestione, quindi evidentemente mi fido, mi metto in dubbio per la sensazione, ma mi fido della mia impressione sul posto che mi ha fatto dire non prendiamoci tempo, quindi... A meno che, appunto, come dice la leggenda, nelle notti di tempesta arrivano i corvi per manifestare la presenza, forse dovremmo tornare in una notte di tempesta dove spifferi magari arrivano dopo. Un po' come, esatto, un po' come Avezio. Esatto, direi che il posto è forse uno dei più tranquilli che abbiamo di tutti. È l'unico posto dove non ci ha detto, ho visto questo, è stato visto quello. Non c'è no, niente, allora non c'è la, la leggenda, cioè, leggenda basta. È una leggenda. È l'unico posto. Sì, sì, è una leggenda, diciamo, senza che i presenti fossero mai stati testimoni di qualcosa. Esatto. Quindi è semplicemente una leggenda popolare. Quindi non avevi quell'hype di dire, oh, ti garantisco che l'ho visto io. Quindi è proprio forse il posto più tranquillo che abbiamo mai visitato. Ruben, tu che hai visto da esterno... Beh, ecco, io non posso parlare per le cose successe sul posto perché non c'ero, però guardando i video, ascoltando gli audio, anch'io posso dire che mi è sembrato tutto normale alla fine. Non ci sono anomalie, almeno per quello che ho potuto sentire, non ho trovato cose particolarmente strane. Per questa indagine è tutto, ci vediamo alla prossima avventura.